Ciao dolcezze, oggi vi farò vedere tutti gli acquisti che ho fatto sotto i saldi in questo periodo. Allora, ho preso un po' di accessori, un po' di prodotti per il make up, per la cura del corpo, insomma un po' di tutto. Allora, posso subito farvi vedere gli accessori che ho preso tutti quanti alla Colors & Beauty. Ci sono veramente tantissime offerte, a 1 euro, 2 euro, 3 euro, insomma è conveniente tantissimo, appunto perché ama gli orecchini e via dicendo. Allora, ho preso questo paio di orecchini con tutte queste pietre colorate carinissime e li ho pagati 2,50 euro. Poi ho preso questi qua con queste rose bellissime, sono bordeaux, e li ho pagati sempre 2,50 euro da 6 euro. Poi ho preso questi qui fatti a goccia, sempre lo stesso modello, però con i fiocchetti e color beige. Poi questi qua a forma di gufo con due roselline. Infine, sempre lo stesso modello ma a forma diversa, questi qui rosa, sempre con le roselline e sempre 2,50 euro. Secondo me sono carinissimi e a un prezzo bassissimo. Poi ho visto che a 1 euro c'erano questi qui, che sono i fermacapelli con il velcro, e sono comodissimi perché praticamente quando facciamo una messa in piega oppure una pettinatura molto particolare, con questo fermacapelli riusciamo a non rovinare la piega e praticamente l'acconciatura. Costava 6 euro tipo e l'ho pagato 1 euro, è anche carino. Poi ho preso due foulard, uno fatto così, è bordeaux, viola, azzurro con delle rose, molto carino, anche questo qui l'ho pagato 1 euro, sì. Ho preso un altro, questo qua, sui toni del grigio, nero e viola e azzurro, che è zebrato e leopardato, molto carino, sempre 1 euro. Smalti invece ho preso un kit French della Orly, e l'ho preso su un sito che si chiama beautybay.com. Era in offerta e l'ho pagato, se non erro, o 9,90 o 12,90, non me lo ricordo. Comunque sono 4 smalti, vi faccio vedere. All'interno ci sono anche le lunette. Comunque c'è questa qui che è la base, l'ho già usata. Poi il top coat, poi lo smalto bianco per la French e lo smalto rosa trasparente sempre per la poi ho preso di recente, però lo sto già utilizzando, questo Tarasso Scrub della Geomar. Adesso 2 volte che lo uso, però mi ci sto trovando veramente benissimo. Praticamente da 600 ml l'ho pagato 9,90 euro. Adesso aspetto di provarlo un po' di tempo, tipo qualche mese, e ve ne parlerò poi più avanti. Poi ho preso un po' di prodotti riguardanti il make up. Sì, ho fatto spese pazze da Kiko, ho preso un po' di trucchi visto che io non ne ho tantissimi e ho approfittato visto che c'erano i saldi da Kiko. Ho preso questa palettina qui della nuova collezione, ve la faccio vedere, è fatta così. Questi sono i colori. Questa palettina qui l'ho pagata 12,90, non era in offerta. Vabbè. Ho preso questi 4 ombretti. Allora, il primo è il numero 28 ed è un nero glitterato, è questo qui. Poi ho preso un lilla con dei riflessi oro favolosi, è il numero 12. Poi ho preso un marrone con dei riflessi bronzo, il numero 5. Infine un duo che è il numero 109, un argento glitterato e un blu glitterato, sono questi qua. E questi ombretti li ho pagati tutti 4,90 in offerta. Poi ho preso 2 rossetti, li ho pagati entrambe 3 euro, e ho preso questo qui che è il numero 392 ed è un rosso ciliegia bellissimo, ve lo faccio vedere, eccolo qua. E poi un color nude, questo qua, che è il numero 209. Ed è questo qua. L'ultimo acquisto che ho fatto, no, non è in offerta, è un rossetto liquido a lunga tenuta ed è della Nouba in 1000 baci. Allora, questo qui è il numero 07 ed è un rosso molto intenso.
è questo qua. Ve lo faccio vedere, vediamo se ci ho posto. Eccolo qua. L'applicatore poi è comodissimo, io l'ho già usato 2 o 3 volte, è fantastico. E allora, è un prodotto da 7 ml, quindi c'è tantissimo prodotto, e l'ho pagato 17 euro. Devo dire che il prezzo aveva un po' altino, però per la qualità secondo me va benissimo, perché l'ho applicato la sera alle 8 e sulle labbra ce l'avevo ancora all'1 di notte, e dopo che ho lavorato, parlato, bevuto, insomma, fatto di tutto e di più, e era perfetto, quindi è durato tantissime ore, poi ovviamente l'ho tolto, però mi piace tantissimo. E se cercate appunto un rossetto liquido lunga tenuta che si fissi proprio sulle labbra, io vi consiglio questo. Sì, non idrata tantissimo le labbra, perché rimane un po' secco, rimane tranquillamente fisso e si riesce a far tutto, quindi è molto bello e molto comodo. E mi piace tantissimo. Ed è tutto, dolcezze, questi erano tutti gli acquisti che ho fatto. Fatemi sapere in un commentino, come sempre, che cosa avete comprato voi sotto i saldi, cosa mi consigliate, se anche voi avete questi prodotti. Come sempre io leggerò tutti i vostri commentini. Vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!